Prima riunione informale dei capigruppo dell'Assemblea Capitolina, assente il Partito Democratico. Sono stati invitati, ma hanno fatto sapere che avevano una riunione, ha spiegato il consigliere del Movimento 5 Stelle Marcello De Vito, arrivando a Palazzo Senatorio. Nessun esponente del PD, che non ha ancora scelto il proprio presidente di gruppo, si è quindi presentato all'incontro, dove la maggioranza ha illustrato la composizione delle commissioni permanenti, il taglio di quelle speciali e l'accorpamento di tutte nella sede unica di Via del Tritone. Sulle commissioni rimarranno quelle che già c'erano, quindi rimarranno 12. Le speciali si discuterà subito dopo, ma come è normale che sia, però le 12 commissioni che già c'erano nella passata consigliatura rimarranno identiche, con gli stessi nomi e le stesse competenze. Un ottimo primo incontro, peccato per la mancata presenza del PD e di Fassina, comunque diciamo un incontro di presentazione. Abbiamo parlato della prima capigruppo che si farà dopo il primo consiglio, qualche giorno dopo, e in questa capigruppo andremo a deliberare tutte le commissioni permanenti, quindi abbiamo invitato diciamo tutte le opposizioni a darci i nominativi per le commissioni permanenti, ottima collaborazione in tal senso. In questo secondo consiglio, che si terrà subito dopo la prima capigruppo, oltre a deliberare le commissioni ci sarà anche l'approvazione delle linee programmatiche. E infine abbiamo parlato di questo tema dell'accorpamento degli uffici per risparmiare soldi, anche su questo c'è stata ampia disponibilità, e soprattutto un taglio netto che intendiamo dare alle commissioni speciali, quindi quantomeno ridurre 7 commissioni speciali, che erano un duplicato delle commissioni permanenti, e questo porterà a un risparmio di diversi milioni di euro nei 5 anni di consigliatura. Se metteremo in condizioni i consiglieri di lavorare anche di più e meglio, perché non ci saranno commissioni sovrapposte come succedeva prima e saranno concentrate al massimo, per cui si avrà anche una produttività maggiore secondo noi per quello che riguarda il lavoro di commissione, ma anche di aula, perché sono conseguenti. Può arrivare, abbiamo stimato, anche a 7 milioni di euro se consideriamo che una commissione può avere personale fino a 5 persone, quindi oltre a una dotazione di mezzi, di auto, di luoghi del comune, di sedi, e quindi dare un taglio in questo senso darebbe anche un bel segno, quindi un taglio di circa 7 milioni di euro. I Dem si sono poi riuniti nel pomeriggio alla Camera dei Deputati per permettere la partecipazione anche dell'ex candidato sindaco Roberto Giachetti, impegnato in seduta parlamentare. Quanto alla nomina di Raffaele Marra, vice capo di gabinetto, che sta scatenando non poche polemiche, chiariscono fonti del movimento, non è definitiva ma solo temporanea, anzi durerà solo qualche settimana per dare continuità amministrativa all'ufficio. Pensiamo che ci sono molte persone competenti nel comune, abbiamo sempre detto, tra l'altro anche se queste persone hanno lavorato col centrodestra, l'amministrazione di centrodestra, se sono bravi e competenti è giusto che vengano valorizzati, ma noi sapevamo già dall'inizio che era così, l'abbiamo sempre detto, quindi sicuramente i 5 Stelle e il PD hanno urlato come ossessi in questi anni, però al contrario abbiamo sempre sostenuto che anche nell'esperienza di centrodestra ci sono stati molti elementi positivi, tanto che appunto i 5 Stelle stanno recuperando alcuni esponenti che hanno lavorato sotto la giunta di destra e di centrodestra. La cosa anomala è che invece la composizione degli assessori della giunta, quelli sono tecnici comunali, invece negli assessori stiamo vedendo che molti sono i riciclati da ex PD, ex SEL, comunque di sinistra. Abbiamo sempre saputo che dietro i 5 Stelle in realtà c'era solamente un'altra declinazione della sinistra. Opposizione netta alla nuova giunta arriverà da Fratelli d'Italia, che minaccia di mandare a casa il movimento, così come fu fatto con Ignazio Marino.